Festa del Piemonte, ma che bella storia! Festeggiamo insieme ciò che siamo da sempre. Questo è lo slogan che ha accompagnato le numerose iniziative che il Consiglio regionale ha organizzato in collaborazione con l'Associazione Festa del Piemonte al Colle della Sietta per la prima edizione della festa, istituita con legge regionale, che si celebra il 19 luglio di ogni anno, allo scopo di favorire la conoscenza della storia del Piemonte, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale regionale e di diffondere la conoscenza dello statuto e dei simboli della regione. Tra i momenti più emblematici, la rievocazione storica che si è svolta domenica 16 luglio della battaglia al Colle della Sietta. In questo luogo, a oltre 2500 metri di quota, il 19 luglio 1747 le truppe sabaude e le milizie valdesi, seppur in netta inferiorità numerica, inflissero agli invasori francesi perdite fortissime. La strategia vincente fu quella di trincerarsi in due bastioni e una serie di muri a secco, respingendo gli attacchi nemici senza arretrare, nonostante il fuoco incessante degli invasori. Qui il comandante dell'avamposto, il conte di San Sebastiano, pronunciò la frase divenuta poi iconica «Nui autri bugiuma nen da si», da cui derivò il termine «bugianen», in italiano letteralmente «non ti muovere», riferito al temperamento caparbio, fermo e determinato dei piemontesi. Qua proprio a 2500 metri, alla testa della Sietta, la partecipazione di tanti piemontesi che hanno voglia di riscoprire tradizioni, riscoprire anche un pezzo della nostra storia che non abbiamo dimenticato ma vogliamo rievocare costantemente come Regione Piemonte. Dobbiamo dirlo ai nostri ragazzi che questa è la montagna che ci ha portati dove siamo oggi. Una battaglia eroica perché 5000 uomini hanno fermato 20000 francesi e hanno impedito che i francesi arrivassero a Torino e occupassero tutto il Piemonte. La festa del Piemonte è stata protagonista anche a Palazzo Lascaris, con una seduta aperta del Consiglio regionale, convocata per riflettere sulla storia e sulle radici del Piemonte, alla quale hanno preso parte esponenti del Centro Studi Piemontesi, dell'Associazione Festa del Piemonte al Colle della Sietta, di Confartigianato e Confcommercio. Approfondire la conoscenza delle radici identitarie del Piemonte, le sue tradizioni con l'intento di unire ancora di più tutti i piemontesi, perché diventi la festa di tutti. Credo che i giovani abbiano bisogno di certezze, di sicurezza, ma soprattutto di conoscere molto la propria storia, perché se non conosci bene il passato, non sei convinto della tua identità, guardi in modo meno positivo il futuro. L'occasione per far conoscere ai piemontesi una parte importante della loro storia, che è poi diventata una parte importante anche della storia del nostro paese. Trovo che sia stato molto bello che il Consiglio regionale abbia accolto la voce dei territori e abbia istituzionalizzato questa festa e quindi da oggi comincia un nuovo cammino. Gli eventi promossi dal Consiglio regionale per celebrare la festa del Piemonte hanno coinvolto anche molti luoghi simbolo della storia della nostra regione. Il Salone degli Svizzeri di Palazzo Reale ha fatto da cornice all'incontro i soldati che fecero l'impresa, la Sietta, il mito, la festa, dedicato ai protagonisti dell'eroica battaglia. Un racconto fra storia, cronaca e vita quotidiana con curiosità e retroscena curato dal divulgatore storico Michele D'Andrea. Gli eroi sconosciuti, l'altra pagina della storia, quella con la S minuscola che però costruisce la S maiuscola. Devo dire è una bella passeggiata, grandi relatori, ma soprattutto questo modo di raccontare la storia che ha incuriosito. Una chicca ce la può dare? Ce l'ho qua. Le palle girate, no, ma alla fine era per dire che nella Grande Guerra la palla girata era questa, si girava la pallottola per avere un effetto devastante, molto più una sorta di pallottola dum dum, da qui il detto avere le palle girate, cioè detenere le palle girate, sparare le palle girate, quelli più cattivi, quelli da cui era bene tenersi alla larga. Palazzo Reale possiede due opere straordinarie, del pittore fiammingo Giacinto La Pegna e anche naturalmente di Massimo D'Azeglio, e quindi vi è davvero un invito a venire a riscoprire le nostre collezioni d'arte e rileggere appunto il dramma di quella battaglia attraverso i colori, appunto, e la sensibilità di due grandi artisti. Identità, storia, ma anche futuro.
Questi temi a cui si è ispirato lo spettacolo Piemonteis Bugianen, curato dal regista Giulio Graglia, che ha animato il 19 luglio la chiesa di Sant'Uberto della Venaria Reale, a cura del Consiglio regionale del Piemonte e dell'Associazione Lingua Doc. Un viaggio tra gli scritti dei tanti autori piemontesi del Novecento che hanno fatto la storia della letteratura italiana. Gozzano, Fenoglio, Pavese e Levi, il tutto intervallato da racconti e aneddoti sul Piemonte portati in scena da volti noti del giornalismo, del teatro e dello spettacolo. Io sono stato molto attaccato sempre alla mia città. In casa c'ho delle telecamere, una delle quali puntata sulla Mole. Io anche da Shanghai non guardavo le previsioni del tempo di Torino sull'applicazione, andavo a guardare la mia telecamera che vedeva la Mole e quindi oggi piove, per esempio. No, mi manca quando sono lontano il Piemonte e Torino. Nell'ambito degli eventi per la Festa del Piemonte sarà esposta fino al 2 settembre nelle vetrine esterne dell'URP del Consiglio regionale in via Arsenale a Torino la mostra I ragazzi del 79, giovani idee per lo stemma del Piemonte, dedicata ai disegni originali realizzati dagli studenti e dalle studentesse delle scuole del Piemonte che nel 1979 parteciparono al concorso di idee per il nuovo stemma della regione.